lo so. Non vengo da una famiglia blasé, ma sta tranquillo che se io avessi le maniere, il tatto e l'ingegno che hai tu, a quest'ora non starei a fregare lo zio frate come fai, nascondendo le sigarette nel suo convento. E per di più in società con quello lì. Perlomeno lavorerei per conto mio. Beh, mi ascolti. L'animaccia! Chérie, che termini! Non fanno onore al tuo blasone. Qui la polizia! Ah, libretto e patente. E tu controlla il carico. Vuoi dire libretto e patente? Libretto e patente. Che vuole tanto, libretto e patente? Vieni, capo, che dan subito. Mon Dieu, e ora? Nervi a posto, chérie. Guarda, guarda, questi sarebbero i doni per gli orfanelli. Ah, a quanto pare gli orfanelli fumano, eh? No, credevamo che fossero sigarette di cioccolato. Cioccolato? Sì. Adesso le portiamo dentro tutti, così le passano pure la panna. Ma noi non abbiamo fatto niente, eh? Ah, no? Domandiamolo al signor Conte, lui sa sempre tutto. Venga, venga, buon uomo. Senta lei, ma chi si crede di essere? Ma cosa gliel'hai detto a fare del Conte? Se arrestano anche lui siamo belle fritti. Il Conte Raimondo Vandetti. Ma cosa dicono? Non dice niente questo nome? Ma come, dottor? 50.000 sole. Ho dovuto truccare l'automobile, le divise. E poi se qualche altro pregiudicato mi avete vestito così, dottor, ma che figure ci faccio, eh? I patti sono patti, amico mio. Con rispetto parlando, questo è un furto, eh? Beh, tenete il libretto, potete andare. Il signor Conte è un fenomeno, beh. Vai. Va bene, signor Conte. Però ti avevo giudicato male. Nessuno resiste al tuo fascino, ne sta? Quella gente era fasullo, chérie. Fasullo? Sì, ma noi siamo i soli a saperlo. Alfio crederà che il carico sia stato sequestrato dalla polizia. Frate guardiano? Oh, signor Conte, benvenuto. Grazie. La pace sia con voi. E anche con voi, frate Leutizia. Grazie. Vieni, chérie. Che bravo, nipote mio, che te sacrifichi tutte le settimane con questi viaggi all'estero. Io ti ringrazio. Ma figurati, zio, per me è lo scopo della mia vita. Senti, senti, figlietta mia, che buoni sentimenti che c'ha. Tutte spose un angelo, te lo dico io. Io preferivo vederlo ecclesiastico, ma noi in un convento come questo, qui siamo poverelli. Pensi, non abbiamo neanche la campana. No. No, da quando ci si è rotta, andiamo avanti con i dischi. Ah, senti zio, io ho approfittato per portare le solite cose personali per la nostra casa da sposi. Bravi. Beh, però bisognerà che vi sposiate presto perché il magazzino è piccolo e non c'entra più niente dentro. Ma cosa fanno? Cosa fanno? Bisogna avvertirli quegli idioti. Cosa succede? Succede che hanno sbagliato il punto. Quale punto? Questo, questo, non vedi? Pronto? Pronto? Mi sentite? Ragazzi, ragazzi, il conte chiama, venite qua. Mi sentite, imbecilli? Che ha detto imbecilli? Che ve l'ho disegnata a fare la mappa del convento. Avete sbagliato posto, dovete scavare 3 metri più a destra. 3 metri più a destra, capito? Ma che ve l'ha fatta a fare la mappa del convento da qua? Ma che guardia la rovescia, andiamo più là, 3 metri là. Va bene, signor Conte, sarà fatto. Vieni qua, vieni qua. Sul piano. Piano, sennò si vede che è finto, ecco, quello è il punto, ok? Presto, presto, mettila sul carro. Pronto? Ma che fai? Mi faccio bella per un'eventuale entrata in scena. Ah, brava, sbrigati, sbrigati. Pronto? Pronto? Ma... Signor Conte! C'è il Conte! Ah sì, certo, subito! Signor Conte! Obiettivo raggiunto! Scusa, cara, mi sto emozionando. Obiettivo raggiunto. Ci siamo. Loro. Mi sembra di vederlo. Un fiume.
una cascata d'oro. Possiamo lavorare tranquilli ora. E quei quattro che fanno? Dormono come angioletti. Sì, sì. Bene, il gas ha fatto effetto, togliete le maschere. E se ci si addormenta anche noi? Ma perché noi dormiamo? Su. Non ti capisco, quale sorpresa? Ecco, questo è il regalo di nozze mio e di Veronique per te. Grazie. Che è un fermacarte? Ma che fermacarte, sì. E allora che ci faccio? È per la nuova campana. Signore santissimo, ma allora ti sono arrivate le mie preghiere. Ti ringrazio. E grazie anche a te. Figurati. E grazie anche a... cosa? Là, non mi ricordo mai come si chiama. Ah, Veronique. A Veronique. Sì, sì. Pensa, che persona avrà, come sbrilluccicherà. Ah, sì, è bronzo dorato. Vado a dare a tutti la bella notizia. E ora la fonderia pontificia insistevano che era oro. Volevano prendermi in giro, mai visto io come ho sostenuto il gioco. Così è d'oro, beh, è un regalo di mio nipote. Oh, ma guarda, se questo metallo svizzero sembra proprio oro. Sì, sì. Sembra proprio oro. Mio nipote non sa ancora che l'ho fatto fondere. È una sorpresa che gli farò. Gliela sogneremo il giorno delle nozze. Di nota. Ci vogliono 120 metri di corda, due carrucole e una scala, ma più alta dell'altra volta. Questa volta, ragazzi, ce la faremo.